Outdoortest.it, siamo a Expo 2013, siamo nello stand di Scarpa con Marco Pisanò, Product Specialist. La parola d'ordine oggi qui è freeride, andiamo a scoprire le novità che si chiamano appunto Freedom. Ciao a tutti, allora quest'anno Scarpa si lancia in questo segmento che diciamo c'era già, però doveva essere rinnovato con qualcosa di molto molto prestazionale. In questo caso abbiamo rivoluzionato quello che è l'ambito, diciamo, freeride, cercando di proporre un prodotto effettivamente da freeride, non diciamo pista solo abbinato a uno sgancio, a un meccanismo, ma proprio un qualcosa che vada ad affrontare quel tipo di disciplina. In questo caso vi presentiamo il Freedom SL, una scarpa che nasce con, diciamo, di un anno e passa di lavoro, dove abbiamo cercato di non rivoluzionare il prodotto, nel senso di non cercare di qualcosa di estremo, ma una scarpa anche, se vogliamo, semplice, perché comunque l'utilizzo del freeride deve essere un qualcosa di semplice, cioè un utilizzo che quando sali ti permette di salire con un movimento, diciamo, nel sgancio del meccanismo e quando arrivi in cima chiudere con facilità tutto senza stare a avere troppi cavi o altre cose. Quindi, diciamo, niente di particolare trascendentale, ma una cosa molto semplice: quattro leve, meccanismo. Noi, ecco, l'unica cosa che vogliamo, diciamo, presentare di molto importante è che all'interno dello scafo viene annegata una barra in carbonio, si chiama Carbon Core, ne deriva, se vogliamo, dall'Alien 1.0, che già lo rappresenta, perché comunque è una scocca in carbonio. Qui abbiamo questa lamina, diciamo, in acciaio, che dà aiuta a livello di torsionalità e quindi di sensibilità e trasmissione degli impulsi in fase di sciata. Il prodotto diventa molto aggressivo, allo stesso tempo però sempre molto malleabile, una scarpa che ti permette di affrontare tutte le nevi possibili senza avere mai una scarpa, se vogliamo, troppo rigida, però che ti trasmette, ecco. In questo caso stiamo vedendo un modello da uomo. Assolutamente sì, questo è l'uomo, è il proprio Freedom SL uomo, e, diciamo, si differenzia ovviamente e da quello donna, perché la colorazione, ovviamente, perché il donna rimarrebbe invariato per quel che riguarda proprio il prodotto. Ovviamente abbiamo un colore adeguato alla donna, molto particolare, molto vistoso, piacevole. Scarponi freeride, parliamo della loro compatibilità con gli attacchi. Certo, allora il Freedom SL, la versione, se vogliamo, in Pebas, come stavo dicendo prima, nasce già con l'attacco, diciamo, predisposto per il Touring Alpine, quindi parliamo di Marker, Duke, se vogliamo facciamo dei nomi, di Amir, e l'attacco predisposto per il, diciamo, Dynafit, se vogliamo, perché comunque l'aggancio è quello. Le suole sono intercambiabili, perché? Perché praticamente su quello che da pista, se vogliamo, quella in versione poliuretano, nasce con la normativa di sci alpino, cioè per l'attacco sci alpino, o anche lì in questo caso Marker o di Amir che sia, però non per l'attacco di Dynafit. Però cambiando le suole abbiamo la possibilità di utilizzarlo per tutti i tre i casi, in questo caso sci alpino, Touring Alpine e super leggero, che è Dynafit, se vogliamo, ecco.